Questo è per esempio un articolatore, un simulatore di quelli che sono i movimenti della bocca. Vengono montati praticamente i denti del paziente, i calchi dei denti del paziente sopra queste forchette, e quando andiamo a simulare su questo strumento i movimenti della bocca, solitamente la bocca non solo mastica in senso verticale, ma fa anche dei movimenti laterali di masticazione, allora possiamo realizzare dei denti che non si rompono, delle ceramiche che non si rompono, e abbiamo una protesi che è molto più veritiera in correlazione ai movimenti che la bocca del paziente fa. La bocca è un ambiente dinamico, e quando noi andiamo a fare riabilitazioni di 8 impianti dentali o 6 impianti dentali e tutta la dentatura sopra impianti dentali, è necessario verificare che non ci siano delle distribuzioni dei carichi errate. Questo è uno strumento che noi riteniamo essere veramente imprescindibile quando si fanno delle riabilitazioni complete. In questo c'è da dire che delle volte ci aiuta anche la fase dei provvisori, perché quando ci sono dei problemi durante la fase dei provvisori, noi capiamo che nei definitivi quelli si potrebbero ripresentare, e quindi ci aiutano anche a fare diagnosi. Questa è l'importanza di utilizzare degli strumenti di questo tipo. Abbiamo protesi che non si rompono negli anni o si rompono con minore frequenza, e abbiamo delle protesi poi che non costringono la bocca del paziente a dei movimenti che sono innaturali.